pallone in verticale per Petrov, lo sbilancia e poi la grandissima parata di Bastini con il piede in allungo su Salas, grandissimo intervento di Andrea Bastini, da Rafinha, le finte di Rafinha, Rafinha, Rafinha dietro per Victor Mello, grandissima risposta di Montefalcone che impedisce il gol del capitano, a botta sicura. Qui Jefferson vuole accentrarsi, esplode il mancino, ancora Montefalcone, poi il tocco sporco di Crema a mettere il pallone in fallo laterale. Felipe, pallone profondo a cercare lo scatto di Rafinha, grandissimo, sembrava un colpo di taekwondo quello di Rafinha, si è fatto trovare prontissimo. Grandissima occasione quella precedente per il Petrarca che non ha sfruttato il 3 contro 1, qui il destro di Oselito, ancora Bastini che si distende sulla sua sinistra e mette ancora la sfera in calcio d'angolo. Patias, lunghissima la sua rincorsa, largo c'è Salas, Patias va forte da Bastini che interviene sempre pronto Andrea Bastini, poi mastica la conclusione Salas sul fondo. Che hanno pareggiato in extremis, attenzione intanto a Cesaroni che la mette dentro, paratissima di Pasculli, la palla resta lì, Oitomea salva Murillo, ancora una palla vagante, Oitomea la lascia scorrere trentenna. Preso in controtempo Calderoli, attenzione al contropiede, recupera palla proprio Murillo, 3 contro 2, palla per Calderoli, Weber! Gata, capisce tutto Bissoni che poi da terra riesce a servire Caponigro, parte Caponigro, Caponigro! Chiude Weber! 3 contro 2 perché Stazzone e Oitomea pensavano fosse calcio d'angolo, palla per Murillo, salva Weber! Salva Weber! Cesaroni, Pasculli, lo ipnotizza! Si rimane sul 2-2! Selusio deve rischiare, ultimo uomo, allarga per Calderoli, il tiro di Calderoli, la grande parata di Weber, poi Selusio, attenzione al contropiede di Pulvirenti, Pulvirenti va al tiro, para Pasculli, rincorsa lunga, si allarga trentenna, para Weber! Il lavoro del centrale dentro per Richard, anche questo sarà un duello da vedere perché Richard... Intanto Ozian con la grande parata di Jones, il tocco per il destro al volo splendido di Avellino, Gagno attento tra i pali, buono, attenzione qui il lavoro con la grande conclusione di Richard e con la grande parata di Gagno. Turmena tra le linee per Arilo, attenzione lo scarico per Fortino, prova a liberarsi per la conclusione, lo fa bravissimo e poi Rizzo si salva e si salva anche Avellino. Va via Vinicius, andrà Iga alla battuta, direttamente a rete, che parata di De Filippis con la mano sinistra. Pallone adesso per Pina che si coordina con il mancino, gran tiro di Pina, gran parata di Parisi che vola sulla sua sinistra e la mette in angolo. Buona la giocata per Tulli che si presenta davanti al portiere, Tornatore gli sbatte la porta in faccia alla Dragone. Scarico, poi la palla laterale per una grande giocata, destro piazzato, Tornatore con il corpo. Ti dico, De Lima se ne è già reso conto perché lo mette praticamente sempre. Cabeza forte, già lunga, Porta vince il duello, laterale per Tambani, forzato, Tornatore, poi Porta sul destro, sul fondo. Cabeza, uno contro uno con Musumeci, nasconde pallone, Cabeza, doppia finta, destro, Tornatore non so come, e poi sul tapin, sul fondo, finta, destro di Cabeza, e poi tapin, palla fuori, che occasione per la L84. Centro, Tornatore, ancora Tulli dietro per Jonas, Tornatore. Rimessa laterale sulla tre quarti con Sutton che attende il movimento dei compagni, trova un gran pallone in mezzo, la conclusione, la parata di Di Ponto. Sutton in avanti, anticipo secco di Navarro che ha tanto spazio, va da Sanchez, Sanchez murato, il calcio d'angolo da Pietrangelo, palla per Sanchez, super parata di Pietrangelo sul mancino dalla distanza per Giappa, controllo con il petto, mancino, Di Ponto respinge e poi Belsito da due passi, Sanchez di prima, bene per Cutrupi che attraversa il campo, rischia, perde il pallone, Giappa Vieira, Di Ponto a dire di no, un po' di confusione, mette ordine Leandro che trova Barra, grande riflesso di Pietrangelo, poi chiuso da Gattarelli che recupera il pallone con l'esterno, va da Poletto, Pietrangelo respinge, poi Denner, Pietrangelo, Gattarelli, super anticipo, conclusione e miracoloso intervento di Pietrangelo.
ancora Arnon a spazio Giapa di Ponte e poi Poletto sulla linea, ancora Kame con Giapa a lottare, Arnon, Giapa, super parata di Di Ponto. De Oliveira prova la sua giocata, poi Canal con la punta, palla che andava verso l'incrocio dei pali, Mazzocchetti con una mano. Offre a Di Eugenio, dentro per Grippi, dentro per Jorginho, che è andato a colpire il palo esterno, che chance per l'Olympus.